In una conferenza stampa organizzata all'Hotel Oriente di Napoli è stato annunciato il ritorno di Giovanni Palladino nel Partito Democratico. Sala piena per la presentazione, cui hanno preso parte il capogruppo alla Camera dei Deputati, Ettore Rosato, il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, il segretario regionale, Assunta Tartaglione, e il capogruppo regionale, Mario Casillo. Nell'occasione è stata presentata anche l'associazione Più Sud, di cui Palladino è presidente. Oggi aderirò ufficialmente al Partito Democratico. È un ritorno perché io sono stato uno dei fondatori del Partito Democratico qui a Napoli quando ero il capogruppo della Margherita. Non è assolutamente un'iscrizione a nessuna componente, ma anzi cerchiamo di iscriverci alla componente della gente, di quelli che combattono realmente sul territorio, quelli che, come dicevo prima, non riescono a dare una voce, quelli che combattono e affrontano le sfide per vincerle. Io rappresenterò queste persone, quelle persone che vogliono dire qualcosa e lo vogliono dire senza troppo legarsi, diciamo, a questioni di tessere, ma magari a più questioni pratiche e politiche vere. Nuove forze, nuove energie, soprattutto qui a Napoli, dove abbiamo, come dire, dei problemi, dobbiamo ricostruire il partito, quindi si aggiungono nuove energie, nuove forze, proprio per dare la possibilità al partito di crescere e di radicarsi sempre più. Lui ha una storia consolidata e quindi, diciamo, è un valore aggiunto.